Ragazzi, questa puntata di oggi è una puntata un po' diversa dal solito e magari una cosa che potrebbe ritornarvi utile. Allora, non è dedicato tanto alla Mercedes V211, che comunque ne hanno vendute una marea ed era un'ottima automobile, ma dedicata al fatto che il proverbio chi cerca trova molte volte può funzionare. Questo nostro amico, iscritto al canale, cercava una classe E a gasolio con pochi chilometri. Beh, ci ha messo dei mesi, ma ragazzi l'ha trovato. Ha trovato un 220 CDI automatico con 84.000 chilometri originali, in tonsa, bellissima. Questa probabilmente è un Euro 3, un Euro 4, quindi in molte città ha dei limiti di circolazione, ma per l'utilizzo autostradale o come tangenziali o negli spostamenti lunghi o in alcune zone d'Italia non ha problemi. Pensate a quanto ha da dare ancora questa macchina e a quante persone con i diesel si trovano in difficoltà, o anche alcuni benzina, si trovano in difficoltà perché non possono più utilizzarli. Hanno inserito adesso questa scatola, questa scatolina che permette di percorrere circa 7.000 km all'anno in tranquillità ed è stata adesso posticipata per l'era Covid, meno male. Però comunque sia, arriverà l'utilizzo. Speriamo che questa scatolina permetta alle persone che si avvicinano e vogliono comprare magari una macchina che una volta costava come un appartamento ed è in condizioni eccelse, possano acquistarla, perché è un peccato. Anche perché questa macchina qua, noi l'abbiamo attaccata anche per curiosità sotto l'opacimetro, e fa qualcosa come 0,001 di gradazione. Cioè una cosa pazzesca. Fuma meno di un Euro 5 o di un Euro 6 col DPF con magari 200.000 chilometri. Quindi le condizioni della macchina lo fa anche la strada e l'utilizzo. Perché attenzione, non è perché una macchina ha 100.000 chilometri automaticamente nuova. Su quello no, mi sento di dirlo. Però ragazzi, poi il 220 della classe E ha scritto le pagine di storia. Su questa macchina, sul V211, il 270 invece è stato una rogna, un sacco di rogne di elettronica, iniettori che pisciavano, pompe del gasolio che perdevano, cablaggi che saltavano, spie che si fottevano, alternatori che si rompevano. Andavano molto meglio i 220 e i 320, però i prima serie di questi qua, quindi prima della Evo, prima del 2007, avevano problemi di elettronica. Il 220 invece era praticamente eccelso. Il motore in sé va bene, anche il 270, ma è tutto quello che gli gira attorno che ne crea l'affidabilità. Infatti dal 270, soprattutto all'epoca quando erano nuove, i tassisti scappavano un po', perché sono quelli che ne hanno fatti i più collaudi di tutti, perché prendevano, facevano 50, 60, 70 mila chilometri all'anno, alle rogne le facevano venire fuori subito, magari rispetto a chi ne faceva 20 o 30 mila magari di autostrada. Loro, la usando tanto in città, saltavano fuori subito. Questa macchina ha circa 150 cavalli, che possono sembrare pochi rispetto alla mole esterna, però se la porta a spasso molto bene. Abbiamo fatto un bel tagliando al cambio automatico, non l'avevano mai fatto, io consiglio ogni 60.000 km sempre di intervenire sul tagliando del cambio. Andiamo a provarla sulla strada e vediamo com'è messa di interni questa bellissima berlina tedesca. Allora ragazzi, queste non sono le mie macchine, mi piacciono perché comunque da guidare sono molto belle, molto comode, ma non sono le mie macchine. Io mi ricordo che io l'adoro, lo sapete, però sono anche una persona molto obiettiva e molti di voi mi amano proprio per questo discorso, che sono obiettivo e sincero. Io mi ricordo che dovrei averlo ancora in giro da qualche parte, c'è una prova di auto, mi sembra, in cui paragonavano questa, la serie 5 e la Lancia Tesis. Questa è la Tesis, sono sicuro. Forse c'era anche la serie 5. Certo che se salgo su questa macchina e poi salgo sulla mia Tesis, è fatta un po' meglio questa. Bisogna andare a Cesare quel che è di Cesare, magari almeno personalmente
un'offerta, secondo me, di motori diesel eccezionale su questa macchina. 220, 270, 320, poi è arrivato il 300 col V6, 280 scusate col V6, per non parlare dei benzina, ce n'erano veramente veramente tante, quindi Mercedes qua ha veramente una classe non indifferente. Questa macchina mi piace molto, ma molto di più del precedente V210, lo vedo molto più casermone, molto più quadrato. Invece questa mi sembra molto più filante, anche se comunque le Mercedes ce le ricordiamo per le forme magari teutoniche anche della, della V126 che presenteremo. E io ho un SEC del 90, quindi qui sono molto legato, è molto, molto bello, è una macchina molto, molto comoda, bellissima. Quindi mi piacciono le Mercedes, però le vedo proprio come auto da viaggio e non abbinerei mai magari la sportività, cioè non me la sento di abbinare, tranne proprio alcuni modelli, di abbinare sportività e Mercedes nella stessa frase, anche se devo dire che ultimamente sta buttando fuori dei modelli particolari. E comunque scheggia questa macchina qua, cioè voglio dire, si fa sentire 150 cavalli nonostante la mole, uno dice cavoli la macchina è ferma, invece no, con un ottimo, ottimo cambio automatico a 5 marce, eccezionale, cioè non si sente neanche la cambiata, sembra un cambio di oggi praticamente, più che olio e filtri a questo cambio voi non gli fate e vanno sempre, sempre bene. Guardate la strumentazione, qua già vi segnala di tutto e di più con l'infosetter. Questa addirittura c'ha, dovrebbe avere anche il navigatore, anzi ha il navigatore perché ha lo schermo grande, questo è un optional. Climatizzatore, chiaramente bizona. Guarda, quando mi ha raccontato questo signore come ha trovato questa macchina, io ci sono rimasto, perché ho detto, cavoli, è possibile trovare un diesel di 16 anni con 84, poi un diesel, attenzione, non su un utilitario, su una macchina piccola, su una berlina, quindi una macchina molto più rara da trovare con poca strada, è possibile trovarlo su una macchina del genere? È difficilissimo, eppure ci ha messo un sacco di tempo, eppure l'ha trovato. Non fatemi commenti delle macchine schilometrate a destra e a sinistra, perché le macchine schilometrate si vedono, soprattutto quando si parla di macchine vecchie. Quindi questa è una macchina conservata solo dalla vernice e dallo stato della porosità del volante. Motore onestissimo, cambio idem con patate, veramente un burro. Infatti io più che un tagliando e le pastiglie freni posteriori non le abbiamo fatto, appena acquistata, quindi veramente veramente un gioiello. Mi sento, una macchina che mi sento di consigliarvi, chiaramente questa non è in vendita, l'ho appena presa, però questo il significato di questo video può voler dire che chi cerca trova, ragazzi, chi cerca trova, basta avere pazienza e saper cercare, perché bisogna anche cercare nei posti giusti. Siete che cercate dai commercianti magari stranieri, queste macchine qua sì, le trovate con 850.000 chilometri, quindi questa la trovate nel box del signore, del papà di famiglia o del piccolo imprenditore che magari ne aveva altre due, o magari aveva l'auto aziendale, non lo so. Comunque dovete cercare nei posti giusti, sicuramente da un privato, perché un commerciante è difficile che si prenda in casa una macchina del genere, perché va ad un pubblico di amatori, che esistono i pubblici di amatori. Bisogna sapere dove cercare e con chi, a chi rivolgersi, perché anche chi vende le macchine magari dice, cavoli, a chi vendo questa macchina qua? Ci sono dei pubblici che amano queste macchine. Come tutte le macchine con poca strada, hanno veramente una nicchia di mercato a sé, qualsiasi automobile. Pensate che c'è chi compra anche le auto nuove, magari che hanno parecchi anni, nuove, ma immatricolate, le fine serie o magari modelli un po' particolari, invenduti, ci sono e le pagano anche bene. Quindi tutto può essere, ragazzi. Questo era un breve video solo per aiutarvi magari nella ricerca, per dirvi che esistono macchine, come esiste la mia macchina, il mio Mercedes, che è vero che c'ha 20 anni, ma ha 400.000 km, è altrettanto vero che esistono delle macchine diesel di 15 anni con meno di un quarto dei chilometri. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.